Allora, buongiorno a tutti signore e signori, oggi ci troviamo a Monte Cassiano, un paesino della provincia di Macerata, precisamente a una decina di chilometri. E oggi andremo a conoscere. Andremo a conoscere chi? Chi? Audi e Oggi andremo a conoscere i creatori della parodia di Audi. Audi. Ok. 100. Partiamo dalla protagonista. Oh, tu sei? Audi. Il tuo nome? Giorgia. Quanti anni hai? 11. Tutti? Quanti anni hai? Mio zitto lì. Va bene, e hai accettato subito la proposta quando ti è stata fatta? Male, sì. Boh. Eh? Sì. Sì, perché? Perché mi sembrava una cosa divertente. Poi ti è piaciuto quindi allora fare questa parodia? Sì, molto. Ma tu conosci Audi? Sì. Heidi? Da quando? Hai mai visto il suo cartone animato? Sì. Quando? Quando ero più piccola. Impossibile, non botte conti. Perché? Porta. Ero piccolo io. Ero piccolo io quando guardavo Audi. Audi? A replica, no? Aspetta, che mi sei io scorso! Io scorso! Mi piace il personaggio che fai, pure volessi. No, no! Volevi fare volesti. Fuschia! Volesti? È massicissimo! Volevi fare fuschia? Ecco, no. Volevi no. Pure! Quindi continuerai a doppiare? Sì! Quindi corri! Sorpassi! No! Come no? Come fai a doppiare? Hai detto che era dubbio! Beh, allora, adesso andiamo a conoscere... Perché c'è le pecore. Esatto. Andiamo a conoscere un altro personaggio. Tu sei? Samuel. E cosa fai? Di dove sei? No! Scherzo, dai. Scherzo, lui. Il personaggio tuo qual è? Ci sono tanti. Sì, tanti. È variato, tanti. Quanti? 5. E il primo che ti viene in mente qual è? Otello. Otello che starà nel prossimo episodio. Ah, vero? Otello, un consigliere canati. Il secondo Rocco. Rocco, quello su Guartu, esatto. Ah beh, no, se no Rocco pensavo. Però ha fatto anche sul primo episodio, lui è lui. Dargisia. Che è una marca di scarpe. Dargisa e Mendeleangelo, che cazzo sa loro? E Filippo, facevi Filippo che era il cugino parente lontano di Audi. Perfetto. Comunque, oh, sta sul ventesimo episodio. Sta spopulendo questa cosa, eh? E infatti non ci rimane più nessuno, perché guarda, ci spopola tutti. No, no, sta spopulendo sul web. Ah, sul web. Oh. Ci stanno milioni e milioni di visitatori. Dei visitatori sul pronto soccorso di Macerata. Va bene, e ti piacciono i personaggi che fai? Sì, molto. Tutti? Sì. Molto. Qualcuno che in più particolare? Rocco. Perché? Guarda caso, Rocco! Ha riso, vabbè, ma non ha capito manco perché. Ma approfondiamo. Non approfondiamo. Poi adesso passiamo. Sì, però c'è qualcuno che si è dimenticato. No. Qui manca anche una certa Antonietta. Sì. E la futura Rottweiler, che sarebbe la sorella. Chi è? Chi non è? Chi è? La sorella. L'amica sua. Come si chiama sorella? Ah, Melissa. Non ci può stare qui, dillo. Perché non ci può stare? Sta a un turno di pallavolo. Perché? Perché è? Professoressa. Professoressa. De religione. Professorole. Professionista? Quindi oggi non ci potete venire. Gli sta sin mai, Quindi oggi non c'è. Va bene, ora passiamo all'ideatore, creatore. Niente, popò di che. No. Ernesto? Dimmelo. No. Dimmelo. Ernesto. Vai. Però come dire? Ernesto. Ernesto, io mi chiamo Ernesto. No, Arna. Arna, Arnaldo. No, Arnaldo è quello. Sì. No. Questa parodia è nata verso la telecamera. Questa parodia è nata, e me è nata uguale, sia qua che là. Dove è nata? No, è nata per far divertire i bambini, diciamo, no?
Si è dormito! No, questa parodia è nata perché per far divertire i bambini. Come dicevo, io e il mio amico Paolette, che dopo lo intervisterai, Remo. Se non gestire... O anche intervisteromulo. Esatto. Che battuta del cazzo. Comunque, è divertente perché i bambini si divertono tutto quanto. E comunque sia, per far passare 10 minuti, diciamo, di serenità alle persone, voglio dire. Siamo stati, diciamo, ci stanno degli apprezzamenti a parte anche di bufale.it, su internet, diciamo, a parecchie persone, con le visualizzazioni si capisce già. Voglio dire che c'è un certo piacimento da parte delle persone, perciò continueremo tranquillamente. Ringrazio, diciamo, tutte le persone, anche a nome del mio socio, e tutte le persone che ogni volta che pubblichiamo il video, gli gusta e ce lo fa capire, voglio dire. Ecco, speriamo di arrivare al prossimo episodio. Ciao. Vado? Sì. Vado. Dove vai? Ti chiedo. No, lui è Gido. Allora, dopo aver parlato con, aver conosciuto Giovanni, ora parliamo con l'altro creatore. Come Trangami. Dopo aver conosciuto Tranca, ora conosceremo l'altro creatore della parodia di Auri. E adesso parliamo con Paulette. Devo dire che il microfono funziona. Quindi wireless. E che dire, dai, è stata una bella idea. Io non faccio altro che mettere in pratica l'idea di Giovanni che scrive i testi. Certo, sono anche io di Montecassiano. Lavori a Montecassiano. C'è proprio un Montecassianese. Niente, io sono anche, diciamo, prete, ma in realtà che noi chiamiamo Pierino. Niente, che sempre in lotta continua con Ai. Ma lui è agile proprio. È agile, è anche un po' dislessico, però diciamo che è la parte mia, diciamo, che è alta proprio. Ecco, come è venuto in mente di fare questa parodia proprio di Auri? No, avevamo deciso di fare questo progetto all'inizio, diciamo che non è stata la prima idea, Subito avevamo iniziato con un altro, diciamo, progetto che però abbiamo trovato un po', diciamo, si può dire? Che? Volevamo fare la signora in giallo. Ah, sì, come no? Però meglio non... Abbiamo deciso di passare ai film, ai cartoni animati, diciamo. Esatto, perché i film non vuole. Diciamo, per andare nel... Nel simpatico, per simpatico, per il più caldo, per i bambini. La signora in giallo sarebbe stata troppo... Ma anche un colore stesso, sì. Sì, come la porta spiga, un po'... colorito. Hai visto tutti, soprattutto i bambini dell'età adesso. Esatto. Tutti lì, sta tutti giù. Quindi ha 40 anni in giù. Vabbè, niente, comunque siamo contenti perché abbiamo raggiunto tantissime tantissime visualizzazioni e quindi la cosa sta prendendo piede. Ok, adesso vediamo se abbiamo poco ne ama solo domande dal pubblico. Buona volta, per favore, le domande. Ora abbiamo conosciuto tutti i personaggi della parodia di Audi. Tranne Fruschia, perché oggi il tempo piove, quindi non c'è Fruschia. Se volete poi ulteriori informazioni, chiamare il numero su Facebook Tranca e Paulette, oppure potete vedere anche i video sul canale YouTube, tutto grande scritto, oppure sul canale video tutto Tranca. Adesso andiamo a salutare tutti i personaggi di questa parodia, Cribbio. Vado subito. Quindi salutiamo la famosa Audi. Saluta il pubblico. Saluta. Cioè Luda saria sa scintilla. Poi salutiamo anche Samuele, che saluta. Ciao.
A chi? A chi? A tu, allora dillo, ciao a tutti. Ciao a tutti. Vuoi salutare saluta babbo e mamma? Dai, sì, babbo. Sì. Ciao babbo e mamma, dai, dillo. Poi salutiamo anche Giovanni. Ciao a tutti e vi invito ai prossimi episodi, ce ne sono 52, ma saranno diventati a 104. Praticamente qui sai che coglioni. Vai, ciao, ciao a tutti. Ciao a tutti. Poi salutiamo anche con Paoletti. Ciao, ciao. Rettaroli. Pezzi di Rettaroli. Speriamo che vada tutto bene.